Benvenuti a tutti i Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento semplice e divertente. Noi siamo con il telefono cellulare Brondi Magnum 4. Questo telefono è un telefono semplicissimo, è comunque quad band, ha una batteria da 800 mAh. Ovviamente non ha un sistema operativo come quello Android, però qualcosina lo può fare. Se noi vediamo in menu, può ascoltare le canzoni, fare delle fotografie, vedere delle immagini, ci sono dei piccoli giochetti. Quello che noi ci interessa è gestire in una maniera corretta, per esempio, la rubrica. Se noi andiamo nella rubrica, vediamo che se abbiamo dei nomi con la Z vanno a finire in fondo alla rubrica. Per esempio, come si fa a mettere, no, per il nostro nonno o la nostra nonna un nome in cima, di modo che la nonna possa avere all'inizio della rubrica, soltanto all'inizio i nomi più importanti? È semplicissimo, basta cambiare il nome e metterci una A all'inizio. Quindi noi clicchiamo ancora, vediamo che fa Edit, d'accordo, vedete, noi premiamo, ci mettiamo una A. Vedete, poi possiamo fare con lo 0, il primo click è uno spazio. Poi se noi andiamo su Options, facciamo Done, Options, Save. Noi vediamo che adesso, se andiamo, vedete che Zia Maria, anche se si chiama con la Z, è comparsa all'inizio della rubrica. Quindi la nostra nonna o il nonno, è sufficiente che preme la rubrica e entra subito nei nomi più importanti. Quindi rifacciamolo. Possiamo fare anche, per esempio, Zio Francesco. Clicchiamo OK, clicchiamo ancora per editare, ancora. Andiamo a sinistra con il cursore. Quando fa questo suono significa che siamo all'inizio del nome. Mettiamo una A maiuscola, d'accordo? Poi con lo 0 facciamo uno spazio. Andiamo su Options, Done, Options, Salva, facciamo Back. E adesso noi vediamo che quando il nonno o la nonna cliccano la rubrica, immediatamente ci sono i nomi più importanti, anche se iniziano con la Z, con la V o con lettere che stanno in fondo all'alfabeto, perché queste rubriche ordinano in maniera alfabetica. È sufficiente mettere una A e uno spazio e vedete che i nomi più importanti che la nonna e il nonno devono chiamare, se non si vogliono usare i tasti della selezione veloce, che certe volte sono un pochino complicati per gli anziani, è sufficiente metterli tutti in cima alla classifica, questa piccola classifica delle persone importanti, aggiungendo una A maiuscola al nome, facendo uno spazio, e automaticamente vedete che vengono elencati in cima, e così la nonna può vedere Zia Maria, Zio Francesco immediatamente e chiamarli assolutamente senza nessun errore. Bene, il video finisce qui, era un piccolo video divertente. Grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.